con così tanta neve ci vuole l'auto giusta. Noi abbiamo il nuovo Ford Explorer Hybrid appena arrivato in Italia, SUV iconico americano con più di 8 milioni di unità vendute dal 91 in 6 generazioni e che ora si guadagna il passaporto europeo proprio grazie a questa nuova versione ibrida. L'unica cosa che ho trovato è questo bastone, portate pazienza, ma questo Ford Explorer sembra un gigantesco orso polare con tutta questa neve. Da non credere, è andata con la trazione integrale, vabbè, queste ruote gigantesche da 20 e poi con il sistema di train management programmato su neve, è andata anche senza fare fatica. Su questo Ford Explorer direi che il sistema fondamentale è il terrain management, che consente di programmare le modalità di guida a seconda chiaramente del tipo di terreno di aderenza, quindi sabbia, rocce, sterrato, strada normale, in questo caso neve, e si programma qui dal drive mode sul tunnel centrale, ecco, e quindi una modalità neve. Ha ricominciato a nevicare, ma il nuovo Ford Explorer non teme nulla. Questo è sicuramente uno dei SUV migliori per affrontare una vacanza in montagna, non solo per la capienza, visto che questo è un SUV 7 posti effettivi, quindi 7 posti comodi, larghi, spaziosi, anche per degli adulti seduti eventualmente nella terza fila, una capacità di carico notevole. A sedili reclinati arriva a superare i 2200 litri e dentro ci sta quindi praticamente di tutto. Il viaggio è da prima classe, all'interno tutto è molto curato, impianto stereo Bang & Olufsen con 14 diffusori, 12 portabicchieri, questo tipicamente americano, sedili regolabili, riscaldabili, tutto quello che si può desiderare c'è. E poi soprattutto una macchina che fa sentire molto sicuri senza rinunciare alle prestazioni. Questo ha un motore veramente interessante, un V6 3000 EcoBoost abbinato al motore elettrico, potenza complessiva di 457 cavalli e 825 Nm di coppia, quindi una vettura che in autostrada sicuramente fa percepire tutte le potenzialità dal punto di vista prestazionale, e invece poi quando serve, ad esempio anche nel traffico cittadino, consente di utilizzare il motore elettrico. Le dimensioni di questo Ford Explorer Hybrid per gli Stati Uniti sono assolutamente nella norma, per l'Europa è considerato un large SUV, 5,6 m di lunghezza, 2,28 m di larghezza, quasi 1,80 m di altezza, dimensioni che passano quasi in secondo piano quando ci si mette al volante, perché la vettura è estremamente maneggevole, precisa nello sterzo e poi soprattutto tutti i sistemi di assistenza alla guida che rendono il viaggio molto più facile. Stiamo entrando in un bosco, guardate, ci siamo solo noi e degli sciatori, sci alpinismo ovviamente, si sale con le pelli e si scende. Ford Explorer Hybrid consente veramente di affrontare qualsiasi tipo di situazione, che sia un bosco immerso nella neve, che sia un'autostrada, ma in questo caso poi soprattutto il fatto che sia una vettura ibrida ci consente di sentirci anche più a nostro agio in questo ambiente. Ford Explorer Hybrid utilizza una batteria da 13,6 kWh che si ricarica o con una fonte di alimentazione esterna o con la frenata rigenerativa. Per ottimizzare l'utilizzo proprio dell'energia delle batterie è possibile scegliere fra le impostazioni di EV Auto, EV Now, EV Later o EV Charge, e quando il livello di carica scende al minimo in automatico c'è l'impostazione di EV Auto che ottimizza in questo caso anche i consumi.